e Santa Maria Porta Paradiso. Fu consacrata nel 1516 e presenta degli affreschi risalenti al 1517-1518. Ha un'architettura molto semplice, formata da una navata centrale con un transetto e due porte laterali. Altro palazzo da ricordare, da menzionare ogni volta che si parla di Sant'Angelo d'Alife è il Palazzo Rivellini. Lo ricordiamo perché all'interno troviamo una piccola cappella dedicata a San Sebastiano e un piccolo teatro. Qui ci troviamo in via Corvini, e come non ricordare via Corvini, e soprattutto lo ricorderanno le vecchie generazioni di Sant'Angiolesi, quando si parlerà appunto di questa strada e del cinema Visone. Sempre qui in via Annunziata ci troviamo di fronte al Palazzo Peci, anzi alle mie spalle il Palazzo Peci, e con annesso frantoio San Michele. In via Cupa c'era anche un altro frantoio, quello La Cerra. E non molto distante da qui ricordiamo il frantoio Pisaturo. Non potevamo non venire alla Scalinatella per i saluti finali. Altro luogo caratteristico e pieno di ricordi per la gran parte dei Sant'Angiolesi, vero? Sì, però stai dimenticando ancora una cosa. Con i frantoi non abbiamo finito. Ah, non abbiamo ancora? Ma quanti ce ne sono? Ce ne sono tantissimi. Comunque vanno menzionati e ricordati, sì, quelli che non sono nel centro del paese. E in ordine, seguendo la strada, diciamo, c'è quello di Melenchi, certo, al Ponte Spezialitto, sì, di Sant'Angelo. Sul Ponte Spezialitto si potrebbe aprire un'altra parentesi molto lunga, effettivamente è vero. Poi dobbiamo ricordare quello dei Balzi, sì, quello Visone. E con questo abbiamo concluso. Abbiamo concluso la nostra via dei frantoi, cari amici. Ringraziamo infinitamente Daniela per la disponibilità, ma anche Alessia che ci ha accompagnato, e vi diamo appuntamento in un prossimo video. Grazie a Ciao. Tutti.